Buonasera ragazzi, questo qui è l'inverter Edison V2 24 V, come avete visto nei video precedenti. Oggi vi faccio vedere come pulire i filtri laterali dell'aspirazione dell'aria di raffreddamento. Qua, come si può vedere, c'è una griglia, nell'altro lato c'è una griglia uguale a questa. Al suo interno c'è un filtro per trattenere eventuali polveri e qualche cosa che può ostruire le componenti interne. Qui sopra, come si può vedere, c'è una vite. Questa qui. Basta svitare. Così. E si toglie la griglia. Se riusciamo con una mano. Ovviamente a me viene male perché ecco qui, siamo riusciti a toglierlo. Questa qui si toglie alzando, come si può, se si riesce a vedere, c'è un poca luce. Si alza così. Sotto ci sono le sedie, dei ganci. Così si abbassa e si toglie. Poi c'è all'interno tutto l'elettronica. Qui, come possiamo vedere, c'è la spugnetta all'interno e la stessa cosa è nell'altro lato dell'inverter. Come potete vedere, è un po' si vede, si riesce a vedere che è un po' sporca. Questa è niente, basta lavarla con dell'acqua e poi magari soffiarla così da inserire l'asciutta e di nuovo la rimettiamo nella sede. Infatti ci sono qua, come si può vedere, i due ganci che entrano nell'inverter e poi di nuovo si chiude. È semplicissimo, almeno io lo faccio ogni 2 mesi circa, perché essendo che all'aperto un po' di sporcizia sempre può entrare. In alcuni inverter della Voltronic non queste griglie così per i filtri non ci sono in dotazione. Anzi, questo qui, questo Edison V2, io li ho trovati e sono molto comodi e comunque preservano molto tutto l'apparato interno dell'elettronica, perché sarebbe ogni volta complicato smontarlo, soffiarlo. Quindi si trattiene tutto qui, la sporcizia in questi filtri. E sono ottimi, direi. Grazie a tutti. Speriamo che il video sia stato utile. E un saluto a tutti e vi raccomando, iscrivetevi così da poter far crescere il canale.